dedicato a te. Questo canto che noi ti offriamo è frutto della nostra gioia, del nostro amore. Sì, è dedicato a te. Questo canto che noi ti offriamo, ma più di ogni altra cosa, davanti al Signore. Noi ti ringraziamo, nostro Padre buono, che ancora tu hai volto lo sguardo verso i famelici del tuo popolo, di tutti quelli che del continuo avendo davanti al proprio cammino colui che li ha chiamati a questo eterno destino, continuano a riguardare verso l'alto, poiché dall'alto ci verrà l'aiuto. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo in questa sera e ti preghiamo, ungi questo culto che noi a te offriamo attraverso la lode e il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine di cuore. Grazie perché ancora tu ci benedirai, grazie perché ci toccherai, grazie perché ci aiuterai, grazie perché ci consolerai, grazie perché ci consiglierai, ci ammaestrerai e terrai gli occhi tuoi sopra di noi. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo. Oh, sentiamo la tua presenza. Oh, grazie. Grazie della tua presenza, grazie della tua immutabilità, grazie. Oh, lo Spirito Santo è qui, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo ringraziare. E da lavoro come una sorgo, da lavoro canabà, dottor lo fate do sanna carro comono do lo buona chenna. Loda, oh Signore, loda il Signore, l'unzione è qui, l'unzione è qui, l'unzione dello Spirito Santo e la salute di Dio e della tua presenza name e ti celebra di schiena vuole gloria tu gada Gesù. Oh, lo Spirito Santo,
l'Onnipotente, sentiamo l'unzione, sentiamo l'unzione che è qui. Donagli tutto a Gesù, dona tutta la tua vita. Candolo degli muterà la tua tristezza in allegrezza, il tuo duolo in danza. Egli lo ha detto e lo farà, lo ha promesso e lo adempirà. Egli è Dio e può tutto. Le cose impossibili sono a Lui possibili. Oh, lodatelo stasera, sentiamo l'unzione che è qui. Egli ricrea l'anima tua, ristora la tua vita. Egli ti fa ringiovanire come l'aquila. Mette i tuoi piedi sui suoi passi e dirige l'anima tua presso il trono della sua misericordia. Thank you, lo sentine. Sentiamo l'unzione poderosa. Benedetto del Lord, benedetto del Lord, beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. O anima spossata e delusa, o anima afflitta e scoraggiata, o anima dolente e confusa, l'Onnipotente in questa sera rivolge a te la sua parola. Ricevila nel tuo cuore, ricevila nella tua anima, perché l'Onnipotente è colui che ti salva, ti salva, ti salva, ti salva, perché tu non perisca, ma abbia la vita eterna. Oh, lodato è il nome del Signore. Voi che avete la bocca, lodate il nome del Signore. Lodatelo, beneditelo, ringraziatelo, poiché la sua presenza riempie cielo e terra. Non v'è luogo laddove non regna la sua signoria, il suo trono, la sua gloria, la sua maestà, la sua autorità, il suo dominion. Night the Lord the glory comincia a battezzare con lo Spirito Santo, a riempire, a risvegliare, a riscuotere, a liberare. Comincia quest'opera, oh Dio d'amore, vogliamo ringraziarti. Oh, la papà, l'amore di Wanzi. Grazie a Dio, grazie a Dio. Vogliamo dare lode al Signore. Vogliamo dare lode al Signore. Ururururuba. Salamanatura panatuna carabanaga. La potenza di Dio è qui. La potenza di Dio è qui. Alleluia. Lodate il Signore. Lo Spirito Santo è qui. Egli vi tocca. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Benedetto il nome del Signore Gesù. Dategli gloria stasera. Potete nascere gloria a Dio. Shalom. E dalla Borecchina. Buonasera. Salva Barocoro. Banasina. Gloria a Dio. Jesus Christ. Dalla Borecchina. Buonasera. Tanchi. Dalla Borocco. Banasina. Ragana. Banaga. Lodate il Signore, lodate il Signore, lodate il Signore. Sentiamo che qui l'unzione, l'unzione dello Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo. Oh sì, 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 sì. Ah, cercate lo Spirito Santo, cercate lo Spirito Santo. Alleluia al Signore, l'Onnipotente, 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 l'Onnipotente. Ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo ringraziare. Sì, lo può seguire l'Agnel di Dio. Amen, alleluia. Grazie, 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 grazie. Lodato il Signore, alleluia. Gloria allo Spirito Santo. Oh, lo Spirito Santo è qui, l'unzione dello Spirito è qui, la potenza dello Spirito è qui.
Ringraziamo, ringraziamo. La potenza di Dio è qui, irresistibile. L'onnipotente vuole operare. Alleluia. Diamogli la libertà, diamogli la libertà di poterlo fare. Alleluia, di accedere nella nostra vita, di accedere nella nostra mente, di accedere nei nostri cuori. Diamogli questa libertà. Oh, chiamalo, chiamalo per nome stasera. Diglielo, vieni qui Gesù, vieni, 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 vieni e toccami Gesù, vieni e liberami Gesù, vieni, vieni e perdonami Gesù, vieni e lavami col tuo sangue prezioso. L'Onnipotente, thank you Jesus Christ, Salah, replace all over again. Gesù è il Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie. Ringraziamo, ringraziamo. Ringraziamo il Signore. Vi allentate facilmente, alleluia. Diamo gloria a Dio, diamo gloria a Dio. Diamo gloria a Dio, alleluia. Diamo gloria a Dio, alleluia. Praise the Lord, praise the God. Jesus' name, and again. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Signore. Amen, accomodatevi. Il sangue suo per me versò.
il sangue suo per me, verso, il sangue suo per me, verso, il sangue suo per me, verso. Alleluia, alleluia, lode, lode, lode al Signore. Grazie Signore, grazie, grazie Signore. Tutti la lode al nome del Signore Gesù. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore, Gesù. Amen. Amen. Ci vogliamo subito alzare in riverenza alla parola di Dio. Vogliamo aprire la nostra Bibbia nel Vangelo secondo San Matteo, capitolo 11. San Matteo, capitolo 11. Leggeremo dal verso 25 al verso 30. Ripeto, San Matteo, capitolo 11, dal verso 25 al verso 30. Benedetto il nome del Signore. Grazie, Signore. Riprendete prestamente i vostri posti per ascoltare la parola di Dio. Alleluia. Grazie a Dio, grazie Signore. Vogliamo dire l'Eterno nostro Dio è l'unico Signore. Per Gesù Cristo, nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo gloria e lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che tu hai nascoste queste cose ai savi e agli intendenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, certo, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il figliuolo se non il padre, parimenti nessuno conosce il padre se non il figliuolo e colui a cui il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Togliete sopra voi il mio giogo ed imparate da me, che io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Vogliamo dire amen alla sua parola. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola vivente e sovrana, che tu onori stasera, tu possa donarci ancora il privilegio spirituale di riceverla per fede dentro i nostri cuori, e che tu ci faccia udire la tua parola con molta sempre più frequenza, perché ne abbiamo ogni giorno bisogno. Per questo ti diciamo grazie per averci donata questa libertà. Nel nome di Gesù, grazie che tu operi e ti manifesti con forza e con virtù. Benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Dio
sia lodato e benedetto in eterno, lo vogliamo ringraziare stasera, perché è unica la parola di Dio e ad essa ci dobbiamo attenere tutto il tempo della vita nostra. Poiché disse Mosè, non si tratta di una parola qualunque, ma si tratta proprio della vostra stessa vita. Se lo crediamo, ancora stasera dobbiamo contemplare questa parola e rimirarla tutti i giorni, perché essa non ci sfugga mai, né dal cuore né dagli occhi nostri, perché per mezzo di essa oggi e quindi fino a stasera abbiamo combattuto il buon combattimento della fede. Se non fosse stata per questa parola, se non fosse stato per questo divino comandamento che da Dio abbiamo ricevuto di guardare in ogni tempo alla sua parola, non avessimo avuto nessuna ragione per combattere. Perché combattere? Perché a volte soffrire? Perché molto spesso aspettare? Perché a volte ci domandiamo pure per quale causa e ragione noi non veniamo davanti a Dio e non stringiamo i nostri cuori a Lui? Fratelli, la risposta la troviamo sempre nella parola di Dio. Quando essa ci dice che se tu veramente lo vuoi cercare, se questa è la tua intenzione di farlo, non deve far altro che appartarti con Lui. Appartarti con Lui significa metterti in un cantuccio della tua casa. Non importa quale esso sia, se tu abbia uno o più stanze a disposizione, il Signore è lì che ti attende laddove tu lo cerchi. E allora Egli non verrà meno alla sua parola e non ti domanderai tutti i giorni perché mai io non senta Lui nella mia vita. Non ti chiederai molto spesso perché il Signore non si fa incontro all'anima mia. Oh fratelli, Egli è fedele e tutte le volte che l'abbiamo sinceramente di cuore cercato, perché abbiamo desiderato di stare anche quei brevi momenti, si tratti di un'ora e più o meno, ma che lo abbiamo cercato di tutto cuore, è impossibile non trovarlo e non sentire Lui in ciascuno di noi. Mi state ascoltando? Vedete, stasera l'abbiamo cercato qui nella casa di Dio ed Egli si è fatto incontro. Noi abbiamo sentita la presenza meravigliosa del nostro Dio. I nostri antenati fratelli, cominciando dagli antichi patriarchi, e questo lo hanno fatto così come scritto, lo hanno cercato con tutto il loro cuore. E la loro preghiera venne accolta davanti a Dio. Furono esauditi nel tempo accettevole, nel giorno della salvezza di Dio. E non sono rimasti confusi, perché la vita loro dipendeva dal loro proprio Dio, dal loro proprio Padre Celeste. La loro vita fu segnata tutto il tempo che rimasero quali forestieri in questo mondo, fu segnata dalla presenza di Dio, costante e vigilante. Alleluia al Signore! Non poterono mai e non potremmo mai fare un'asserzione del genere, perché saremmo bugiardi davanti a Dio. Se vero è che l'hai cercato e lo hai cercato di tutto cuore,
non potrai mai dire non l'ho trovato. Alleluia. Tranne che non ci sia un peso che riguarda il tuo peccato, che non ti fa avere pace con Dio, pace in te stesso. E allora è necessario che il peccato venga gettato fuori, venga estirpato fuori dalla tua vita e cancellato dalla sua presenza, sarà come un muro abbattuto tra te e Dio, e Dio si manifesterà e ti farà trovare la sua faccia. Mi state ascoltando, sì o no? Gloria al nome del Signore, lo ringraziamo stasera e lo lodiamo di cuore, come sempre abbiamo fatto in ogni tempo. Grazie a Dio, grazie al nome del Signore. Dio sia lodato, perché continueremo a leggere. Ecco, la mano del Signore non è raccorciata per non poter salvare. Gloria a Dio! Abbiamo sperimentato questo in tutti i tempi, in tempo anche angosciosi, in tempo di durissime prove, in tempi laceranti, sconvolgenti e atterranti della nostra vita. Quando l'abbiamo cercato di cuore, anche se non siamo riusciti a spiegarci la motivazione, la causa ben precisa perché Dio abbia permesso il nostro tempo oscuro di tenebre, ma pure Egli è venuto a noi e si è fatto sentire nella nostra vita per dirci: tu hai pensato, tu a volte hai creduto che io mi sia dipartito da te, che mi sia staccato o separato da te, ma eccovi ti, sono qui per farti sentire che io ancora ti amo e non ti ho abbandonato. Vogliamo dare gloria a Dio. E smaltire piuttosto la nostra boria, perché al Signore le nostre borie non piacciono. Qui abbiamo letto: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Alleluia al nome del Signore. E aggiunge: e poi venite, 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 venite. Stasera siamo venuti in questo luogo per incontrare colui che ci può trasmare, colui che ci può ristorare, colui che ci può sanare, colui che può alleggerire i nostri cuori. Venite, venite, non ricusate. Non ricusate, non rimandate, alleluia, non dismettete mai di venire a me, perché gli disse: io non caccerò fuori tutti quelli che verranno a me. Fuori da che cosa? Fuori dalla sua presenza, alleluia, fuori dalla sua casa, fuori dai suoi pensieri, fuori dal suo cuore, fuori dalla sua volontà, fuori dal suo regno. Non li caccerò fuori! E ciò significa: li accoglierò, li riceverò alla mia presenza, essi saranno nella mia presenza e la mia gloria si manifesterà loro. Che ne dite stasera?
Gloria al nome del Signore. La sua mano non è raccorciata, né la sua orecchia è divenuta sorda. Stasera una risposta per noi. Alleluia, alleluia, perché molti hanno amato più la gloria di questo secolo che la gloria di Dio, che non si appassisce, non si inaridisce. Capite, fratelli? Non si insecchisce, no, no, no. La sua gloria dimora nei secoli dei secoli, di età in età, di generazione in generazione, di anno in anno, di mese in mese, di giorno in giorno, direi tutti i giorni. Egli vuole riempire te e me della sua gloria. Alleluia al Signore! Alleluia, alleluia! Ma allora che cosa a volte ci può separare dall'ascolto? Dall'ascolto di Dio alle nostre supplicazioni, alle nostre intercessioni, alle nostre invocazioni, alle nostre implorazioni. Qui ci dice espressamente: le vostre iniquità hanno fatta separazione tra voi e l'Iddio vostro, e i vostri peccati hanno fatta nascondere la sua faccia da voi. Mi state ascoltando? Gloria a Dio! E allora subito dobbiamo darci la risposta. Perché egli non ci ascolta, perché egli non presta l'orecchio alle nostre supplicazioni, perché egli non prende in considerazione le nostre richieste avanzate per la preghiera. Oh fratelli, domandiamoci questa sera: perché mai, Signore? E il Signore ci mostrerà se lo chiediamo di cuore, ci mostrerà per quale causa egli non ha esaudito ad oggi le nostre suppliche, le nostre preghiere, le nostre richieste. Chiediamo a Dio che ci sbarazzi di tutto il male che si è accumulato nella nostra mente, nei nostri cuori, nei nostri corpi, nella nostra casa. Abbiamo dato molte volte luogo al diavolo, al mondo con le sue concupiscenze, alla conoscenza di opere malefiche, diaboliche e infernali che ci hanno allontanati da Dio. Alleluia! Ma se torneremo, alleluia, se intraprenderemo il giusto cammino per tornare alla sua presenza e per noi compiacerci della sua volontà, allora non ci indispettiremo. Tiremo, alleluia, non avremo mai delle riserve in particolare nei confronti di colui che ci conosce, che ci esamina, che ci investiga, ma che ci prova. Gloria al Signore. Che ne dite stasera? Io ho la mente ripiena di Lui, sono qui per Lui, non ho altri scopi che Lui, la mia vita è Gesù, Egli è l'unica speranza di chi vive e di chi muore. Gloria a Dio, perché alla fin dei conti nessuno ti può salvare, né ti potrà salvare, né in vita né in morte, ma Cristo Signore, Egli sì che ti può salvare in vita e nel momento in cui tu devi lasciare il tuo corpo e questa terra. Gloria al nome del Signore.
venite, venite, inginocchiamoci, è scritto, alleluia, pieghiamo i nostri cuori davanti a colui che ha fatto i cieli e la terra. Non ti accorgi che freddezza che c'è nella tua vita spirituale? Sei sincera, sorella? Sì o no? Fratello, sei sincero? Non ti accorgi la freddezza spirituale che si è venuta a magazzinare nella tua vita? Tu non senti più quell'affluenza dello Spirito Santo che era nella tua vita come acque limpide, vive, acque gorgoglianti che si manifestavano ed erano dentro di te tutti i giorni. Tu sentivi questo contatto con Lui, questa partecipazione di Lui nella tua vita perché lo cercavi, ma ora ti passano le giornate intiere senza che tu senta più il bisogno di accostarti a Dio e cercare la sua faccia. Come egli si potrà fare sentire da te e da me? Come potrà fare sentire il soffio dello Spirito Santo nella tua casa, nella tua vita? Come potrà egli intervenire se tu sei assente, se tu non vivi la realtà di Lui dentro di te? Sono domande chiare, specifiche, e chi è onesto, chi è sincero o sincera davanti a Dio si deve dare le giuste risposte. Gloria al nome del Signore. Grazie a Dio, alleluia. Grazie Signore. Perciò stasera, avendo ricevuto la risposta, ma anche l'intervento sovrano di Dio che vuole operare nella tua e nella mia vita, tu sai che questo è il desiderio del cuore di Dio. Grazie al Signore. Qual è quello che gli promise ad Israele, suo popolo, per il tempo della fine? E glielo vuole fare oggi per noi, perché noi siamo già salvati per la grazia di Dio. Mentre per il rimanente di Israele, la Scrittura dice, seppure Israele sarebbe numeroso come la sabbia dei lidi del mare, o come le stelle nella distesa, dice con schiettezza e chiarezza in diversi libri della Bibbia, che solo il rimanente sarà salvato. Ma noi già siamo salvati per la grazia di Dio. Noi siamo stati già rigenerati per lo Spirito Santo. Noi siamo già stati chiamati a questa vocazione che in Cristo abbiamo sperimentata in tutti i modi e in tutte le opere sue compiute in ciascuno di noi. Gloria al Signore, ma Egli è qui per risollevarti. Egli è qui per ridonarti nuovamente la forza, perché tu spinga ancora una volta la mano del Signore in verso di te. Alleluia al nome del Signore, perché tu ritorni a spingere la sua misericordia, la sua pietà, il suo amore verso l'anima tua. Gloria al nome del Signore. Ma ti viene difficile lodare il Signore? Quelli che lo cercano, fratelli, lo lodano del continuo. A certuni sembra che io gli dovessi tirare con la tenaglia la lode di Dio. Da questo devi accorgerti quanto spiritualmente hai perduto nella tua vita ad oggi, perché non senti più quel fuoco che ti fa danzare, non in momenti particolari quando per lo ministerio Gesù scende in mezzo a noi e si manifesta con potenza, allora anche i morti fuoriescono dalle loro torri.
bombe. Questo lo devi realizzare tutti i giorni, cominciando da casa tua. Devi sentire lui dentro di te come qualcuno che è divenuto familiare per la tua vita di tutti i giorni. Gloria al Signore, è così come dice il salmista: di notte io ti cerco a tastoni, oh Signore, io rumoreggio davanti a te. Cosa vuole dire questo? Parla di anime che cercano il Signore del continuo, che fanno continue supplicazioni. Rumoreggiare significa far sentire la propria voce, il proprio cuore al Signore. Alleluia, fratelli, questa è la volontà di Dio. Non ci lasciamo troppo aspettare ancora, non vogliamo più stancarlo, non vogliamo più annoiarlo, non vogliamo più affaticarlo, ma gli vogliamo dare libertà, come quelli che sono i benvenuti nella nostra casa, alleluia, di cui godiamo un immenso piacere per la loro presenza in mezzo a noi e fra noi. Alleluia! Vogliamo dare lode al Signore. Che ne dite stasera? Il Signore è continuamente alle prese per ciascuno di noi, perché ci siamo distaccati da questa vita vera che si imprime, si infonda nei nostri cuori per lo Spirito Santo, il quale Dio ci ha donato. Alleluia! Gloria al Signore! Lo ringraziamo! Lo benediciamo! Venite, venite, venite! Così è scritto! Alleluia! Venite, venite, venite! È un invito! È un invito che ci viene fatto dal Signore. Vogliamo noi accettare questo invito? Vogliamo rispondere a questo invito? Grazie a Dio. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Alleluia! Gloria al nome del Signore. E voi che non avete alcun denaro, perché il dono di Dio non si paga, il dono di Dio è gratuito, alleluia Signore, alleluia, venite e comperate e mangiate, venite dico, comperate senza denari e senza prezzo, vino e latte, alleluia. Il vino, alleluia, è molto significativo nella Bibbia e ci parla dello Spirito Santo. Il latte è la parola di Dio, il puro latte della parola di Dio, per le anime che debbono crescere ed essere fortificate in Cristo, perché se si matureranno o si matureranno avranno bisogno non più del latte ma del cibo solo, dice l'Epistola agli Ebrei. Gloria a Dio, venite, 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 vogliamo dire grazie al Signore stasera, vogliamo dire grazie, grazie. Sto leggendo dei versi inerenti al soggetto di questa sera, alleluia, nell'ultimo giorno che era il gran giorno della festa, Gesù stando in piedi gridò dicendo: se alcuno a sete, venga a me e beva. Diamo gloria al Signore. Grazie a Dio, grazie a Dio. Venga a me e beva. Chi crede in me, siccome ha detto la Scrittura, dal suo seno coleranno fiumi d'acqua viva. Vogliamo dire amen. Alla parola del Signore. Che ne dite stasera? Venite, 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 venite. Non ve ne è restato, ma che ci dobbiamo fare?
ma mi devo muovere da casa, da così lontano. Sono stanco, sono occupato, ho tanti problemi, e la famiglia, e il lavoro, e poi devo combattere con questa testa, questa, che mi martella del continuo. Alleluia, ma stasera abbiamo ricevuto la parola di Dio, ed egli ti dice, venite a me, voi che siete stanchi e siete travagliati, ed io vi darò riposo. Vogliamo dare gloria a Dio alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Vogliamo dire grazie al Signore. Fratello, ma fa, io non so, mi siete affaticati pure nel dare lode a Dio, aspetta che ora vi pompo un po' di respiro. Vediamo come fate a lodare il Signore, vedete? Una lode stanca, come se fosse una lode sforzata. Vogliamo farlo di cuore, vediamo. Come quando avete fame fisica o sete fisica, non dite... ho un pochino di fame, così, oppure ho una certa sete, così dite, se siete assetati così, ho sete, non dite così, se siete affamati di, ho una grande fame da leone, e stasera come vogliamo lodare il Signore? Come? Avanti, vediamo. Volete farlo insieme a me? Gloria a Dio! Lode al Signore! Benedetto è colui che regna la salute di Dio per lo suo popolo Israele! Alleluia! La vedete che differenza che c'è? È qui che deve regnare cercando il Signore. Venite a me e cercate la mia faccia, venite nella mia casa e invocate il mio nome, venite a me e siate benedetti, siate consolati, siate anche esauditi. Gloria al Signore! Che ne dite stasera? Gettiamo via questa malavoglia, questa pigrizia insidiosa. Gettiamola, è Satana, a volte non ve ne accorgete come vi rende sempre più deboli, sempre più deboli, sempre più indecisi, sempre più pigri, sempre più oziosi, sempre più svogliati. Gloria a Dio, ma per le cose di Dio, perché per le cose del mondo lui invece istiga la gente, la spinge ad essere sempre più interessata, sempre più accanita, sempre più presa delle cose che periscono e che ci potrebbero portare all'inferno senza alcuno scampo. Mi state ascoltando? Ma lo Spirito Santo stasera sta facendo forza in mezzo di noi, perché egli ci vuole salvare ad ogni costo. Amen! 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 Hanno l'asma. Amen! Gloria a Dio! Ma lui ci sana. Ci sana dall'asma, ci sana da problemi respiratori. Lui lo fa spiritualmente, ma lo fa anche fisicamente. Grazie a Dio per la rivelazione che lo Spirito Santo compie in mezzo di noi. Domenica mattina fratello Pasquale ha ringraziato il Signore, ma questa per la 101esima opera del Signore, quando mi fece presente il caso della sorella Carmela. Avete ascoltato che poteva causargli
delle serie infermità, delle gravi infermità. Ma non appena me ne parlò, disse: fermati, perché lo Spirito Santo già si era rivelato. Non andare oltre, non è necessario che... In primo tempo sì, gli chiesi insomma di cosa si trattava, ma quando mi ritelefonò di nuovo, non ho detto: sai che devi fare, non è necessario che mi dici niente, devi solo ringraziare il Signore. Comincia a lodare il Signore, gli ho detto, ringrazialo, lodalo, perché il Signore già l'aveva fatto. Che ne dite stasera? E il Signore fedele, fratelli, chi può fare queste cose? È lo Spirito di Dio che agisce seduta stante per sanare, per salvare e per liberare. Ma di queste rivelazioni ne ho ricevute a migliaia in quest'opera. Alla rivelazione di Dio non c'è mai nulla da aggiungere né nulla da togliere. Bisogna solo ringraziare Dio. Ho detto: fratello, comincia a lodare il Signore, lascia stare. Comincia a lodarlo. Come dire, già è fatto. Basta. Gloria al Signore. Dio sia ringraziato. Praise His name. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Lo ringraziamo, lo ringraziamo. Venite, venite, venite. Venite. Non arrestate i vostri cuori, non arrestate i vostri passi, non arrestate la vostra volontà, non arrestate la vostra sollecitudine d'amore verso il Signore Gesù. Amen! Alleluia! Chi si accorda con me? Che fin dal mattino, prima di uscire di casa, avrà un incontro di preghiera col Signore. Non sto parlando di tempo, ma sto parlando di sosta. Chi ha questa intenzione? Prima di uscire di casa, cercare il Signore. Non sto parlando di tempo, se no vi direi: state insieme a me insomma, un paio d'ore davanti al Signore. Ma chi vuole sostare davanti a Dio prima di uscire di casa, alzi la mano. Sostare non significa una preghiera frivola. Queste sorelle non alzano la mano. Sorelle, voi non avete intenzione di cercare il Signore? Sorelle, e allora alzate la mano se avete l'intenzione. Dovete essere sinceri. Fratelli, voi l'avete l'intenzione di cercare il Signore prima di varcare la soglia della vostra casa quando entrate, e così prima di uscire fuori la soglia della vostra casa, per uscire dovete sostare davanti a Dio e cercare la sua faccia. Così lo farete prima ancora che scende la notte, se il pomeriggio siete impegnati nel vostro lavoro quotidiano. Lo farete prima che scende la notte su di voi. Cercate il Signore, invocate il suo nome, e allora non sentirete più il deserto che vi divora, la secchezza dell'anima, la tristezza del cuore, il vuoto che si è venuto a creare dentro di voi, è perché è venuta a mancarvi la presenza di Dio in voi. Dall'inglese in significa dentro di voi. Amen. Gloria a Dio! Sostare non significa correre, grazie Signore, corre, vai, vai. No, no, sostare. Che si tratti di 10, un quarto d'ora, mezz'ora, sostare davanti a Dio per invocare il suo nome.
per affidarvi nelle sue mani, perché la sua presenza, perché se no nulla ti prospererà, nulla ti verrà a prosperare. Mi ascoltate? Solo chi lo cerca lo trova, e chi lo trova trova la vita, chi non lo trova non trova la vita, trova la morte, perché l'opposto della vita è, non lo dovete dire tutti, l'opposto della vita cosa è? È la morte, è la morte spirituale, oltre a quella fisica che non temiamo, fratelli, perché ora la vita di Gesù è in noi. Quindi non temiamo la morte, se essa viene perché è mandata da Dio, vuol dire che l'accogliamo e gli diciamo benvenuta, perché finalmente mi hai dato l'accesso di entrare nel regno di Dio. Se è mandata da Dio, vuol dire che Dio ha ritenuto necessario, opportuno e prezioso agli occhi suoi di metterci al sicuro per tutta l'eternità. Venite! Venite! Venite a me! Venite a me! Venite a me! Ed io vi accoglierò presso di me. Grazie a Dio! E allora avremo questa comunione insieme a Lui. Alleluia! Fratelli, se ci riteniamo figli di Dio, penso di sì, come possiamo fare a meno del nostro Padre? Come possiamo noi sentirci al sicuro senza aver cercato la sua faccia? È chiaro che se ci riteniamo figli di Dio, noi dobbiamo amare di stare davanti a Dio e di cercare la sua faccia. Vi ricordo ciò che disse il salmista: il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. E il salmista risponde per se stesso e dice: Signore, io cerco la tua faccia. Perché lamentarsi? Perché brontolare? Perché fare continui mormorii quando noi non lo cerchiamo più? A chi vogliamo addebitare le nostre disfatte? A chi i nostri fallimenti? A chi? Vi posso assicurare che se noi andremo a Lui perché abbiamo questo invito, Lui si verrà a trovare e ci verrà sempre incontro. E nei momenti più tragici, nei momenti più deludenti della vita nostra, Lui non mancherà mai a farci sentire la sua presenza. Io dico amen! Insieme! Amen! E al Signore, che è il Cristo, l'Onnipotente che salva, siano rese lode, onore, ringraziamenti per Gesù Cristo, nostro Signore, l'Onnipotente, Dio e Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Diamo tutti la gloria al Signore Gesù. E a quanti ci avete seguiti stasera, la parola di Dio che abbiamo ricevuto è pure per voi, che l'avete ascoltata come noi. È un tempo particolare, è un tempo nel quale dobbiamo approfittarci
di questa libertà che in Cristo godiamo nella sua casa attraverso la sua parola, perché è scritto: ricomperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Ciascuno prenda la sua parte e sinceramente decida di tornare a cercare il Signore, perché l'invito è stato fatto a noi ed è stato fatto pure a voi. Noi vi salutiamo nell'amore di Cristo e vi ricordiamo che domani sera andrà in onda il nostro culto battesimale. Non mancate da questo appuntamento, in modo che possiate insieme a noi gioire, congioire con chi ha deciso di fare il proprio patto con il Signore scendendo nelle acque battesimali. È ovvio che questo culto, parlo del culto battesimale, sarà replicato in giorno di sabato. Ma intanto vi invitiamo a partecipare personalmente per quelli che lo potete. E attraverso il sito internet, tutti quelli che siete lontani dalla nostra sede, nella nazione e nel mondo, in modo che possiate avere questa gioia e insieme a noi e insieme agli angeli di Dio. Che Dio vi benedica e vi salutiamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Vogliamo dire Amen. Amen. Ci alziamo mentre prepariamo la nostra offerta per la casa del Signore.